Buonasera, bentrovati a questo appuntamento con l'informazione locale di Icaro TG, i titoli principali dell'edizione di oggi. Si stabilizza l'aumento dei casi di coronavirus in regione e in provincia. Oggi 25 casi diagnosticati nel riminese che portano il totale a 93. In 12 comuni della zona sud della provincia, i sindaci approvano ordinanze più restrittive, chiuse piscine e palestre comunali, messo nero su bianco il metro di distanza negli esercizi. Nell'Imolese 16 anziani risultano positivi dopo aver frequentato la stessa bocciofila. Il commissario regionale Venturi invita gli over 65 a frenare la loro vita sociale. Un'occasione per sperimentare forme diverse di preghiera. L'invito della diocesi nelle giornate del coronavirus. Icaro TV proporrà nuove celebrazioni in diretta. Dopo il salto dei giorni scorsi, legato in particolare all'aumento dei tamponi refertati, si stabilizza l'aumento dei casi di coronavirus in regione e in provincia. Vediamo. In provincia di Rimini i nuovi casi di coronavirus diagnosticati sono 25, che portano il totale a 93. Nello specifico si tratta di 16 pazienti maschi e 9 donne di età compresa tra i 39 e i 93 anni. 15 sono a casa in isolamento volontario domiciliare, poiché senza sintomi o con sintomi lievi, e 10 sono stati ricoverati in ospedale, sebbene con sintomi non gravi. Oggi sono stati dimessi altri 2 pazienti. Un andamento, quello dei nuovi contagi, che si va stabilizzando nel riminese come a livello regionale. 870 i casi di positività ad oggi, 172 in più. Purtroppo si registrano anche altri 7 decessi in Emilia, che portano il totale a 36, ma anche 17 guarigioni, tra le quali la madre contagiata che aveva partorito un bimbo non infetto. E rallenta Piacenza, la provincia dove il contagio si è diffuso prima. I campioni refertati salgono da 2884 a 3.136. I contagiati in regione sono soprattutto persone che presentano un quadro clinico non grave, con sintomi modesti o addirittura privi di sintomi. 366 sono infatti pazienti che non necessitano di cure ospedaliere e quindi sono a casa in isolamento. Aumentano anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 52 in Emilia-Romagna, 20 in più rispetto a ieri. E anche l'ospedale di Rimini, come già annunciato, si è attrezzato con misure funzionali per il ricovero, se necessario, di pazienti in isolamento e nelle terapie intensive. Prosegue la collaborazione delle autorità riminesi con quelle di San Marino e con quelle marchigiane. Sono 159 i contagiati nelle Marche, 126 in provincia di Pesaro. Intanto la prefettura di Rimini fa sapere che sono partiti controlli sul rispetto delle disposizioni e delle ordinanze. Nei giorni scorsi sono già state registrate violazioni da parte di soggetti in quarantena. Per cercare di limitare al massimo il rischio di contagio, Riccione, Cattolica e i comuni del distretto sud della provincia, dove si registra al momento il maggior numero di positività, hanno emanato di concerto con l'AUSL un'ordinanza che prevede la chiusura di piscine, centri sportivi comunali e centri ricreativi e mette nero su bianco il rispetto della distanza di almeno un metro, una misura anticipata questa mattina dal presidente della provincia Riziero Santi alla nostra trasmissione Tempo Reale. Un'ulteriore ordinanza condivisa da tutti i comuni, sicuramente alla zona sud, che limita anche l'utilizzo delle palestre, delle piscine, dei centri ricreativi dei giovani, perché anche quelli riteniamo che, insomma, coerentemente con i provvedimenti assunti in altre circostanze, in altre situazioni, anche quelle riteniamo che siano dei luoghi da limitare in questo momento. Guardate, mi piace dire che dobbiamo avere tanta serenità e tanta consapevolezza del fatto che non sarà una corsa di 100 metri, sarà una maratona. Per cui organizziamoci, assumiamo anche degli atteggiamenti e dei comportamenti di vita e di rapporti, di socializzazioni consone al momento. C'è una figura che è particolarmente in grado di svolgere un'azione di controllo del territorio, che è il sindaco. Noi stiamo chiedendo come sindaci di poter essere informati puntualmente sui dati oggettivi
anche addirittura risalendo ai nominativi, l'identificazione delle persone. Non è facile perché ci sono delle norme stringenti da un punto di vista della privacy che ci impediscono di arrivare direttamente e tempestivamente a questi dati, a queste informazioni. Probabilmente attiveremo anche delle verifiche precise presso l'autorità, perché il sindaco può mettere in campo un'azione di controllo democratico del territorio, perché attraverso questo la conoscenza, il buon vicinato, i rapporti sociali, gli opinion leader che noi abbiamo nelle singole frazioni, riusciamo a fare una fotografia dello stato epidemiologico, della sua espansione. E sul fronte delle contromisure per quanto riguarda lavoro ed economia è stato siglato oggi in regione il primo accordo in Italia per ridurre gli impatti negativi sull'economia nell'emergenza coronavirus. Vengono messi a disposizione in regione 38 milioni per garantire continuità di reddito ai lavoratori. Autorizzata la cassa integrazione in deroga che decorre retroattivamente dal 23 febbraio e ha la durata di un mese. Ad accedervi datori di lavoro del settore privato e le unità produttive o operative situate in Emilia-Romagna. La prima misura economica è quella di contrastare l'emergenza sanitaria, però parallelamente noi dobbiamo sapere che dobbiamo garantire ossigeno al mondo del lavoro e delle imprese un po' in tutti i settori del lavoro e produttivi di questa regione. Per questo è stato molto importante, prima regione in Italia a farlo, che proprio pochi minuti fa ho sottoscritto come Presidente della Regione Emilia-Romagna insieme ai sindacati e tutte le associazioni imprenditoriali che fanno parte e sono firmatari del patto per il lavoro, il primo accordo in Italia per l'utilizzo della cassa integrazione in deroga, e questo consentirà a qualsiasi datore di lavoro di poter accedere a quelle risorse messe a disposizione dalla regione per intervenire sulle aziende che siano in difficoltà verso i propri lavoratori e lavoratrici, proprio perché noi non vogliamo lasciare solo nessuno. E nei prossimi giorni finalmente arriverà il provvedimento del governo per oltre 7 miliardi e mezzo di euro, che dovrà essere un'ulteriore boccata d'ossigeno per il mondo del lavoro e delle imprese. Oggi abbiamo firmato un accordo con tutte le associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali, il primo accordo in Italia che rende esigibile da oggi in avanti gli accordi per la cassa integrazione in deroga per dare la risposta alle imprese e ai lavoratori. Abbiamo di riserva circa 38 milioni che possiamo utilizzare, un fatto molto importante, poi l'INPS ci sta ancora certificando il residuo, ma insomma questo permette di guardare con più tranquillità il prossimo decreto del governo, che il Presidente Bonaccini ovviamente monitorerà in forma preventiva, ma ci permette di prendere tempo e di discutere il prossimo provvedimento. C'è una categoria di lavoratori, quelli della sanità, che in questo momento sta mostrando una grande dedizione, ma è anche a forte rischio di stress. Una situazione di emergenza, quella legata appunto al coronavirus, che impatta in maniera forte, in particolare anche sull'attività dei medici di base. Dalla categoria riminese arrivano anche alcune perplessità su come la situazione è stata gestita nelle sue prime fasi. Non usa mezzi termini il dottor Corrado Paolizzi, facendosi portavoce dei 230 medici di base della provincia di Rimini. Riconosce l'impegno messo in campo dall'AUSL, ma parla di una situazione sfuggita di mano a livelli più alti, a livelli centrali. Di presidi sanitari, dice, ne sono arrivati pochi e in ritardo a noi medici. Ma non è questo l'unico problema. Uno Stato che ci ha fornito poca roba, ce l'ha fornita anche in ritardo. Uno Stato che non è stato previdente. Abbiamo i pazienti che comunque dobbiamo curare. I pazienti, chiamiamoli quelli non coronavirus, poi ci sono i pazienti sospetti coronavirus che dobbiamo curare, consigliare, e che non dobbiamo infettarci noi per non portare certa mondezza a casa nostra, perché comunque teniamo famiglia, e per non infettare gli altri pazienti, altri pazienti. Allo stesso tempo dobbiamo tutelare l'ospedale, perché non posso mandare tutte le cose che mi passa per la testa, che ritengo utile, ma mandare a farla l'altra, perché rischio di sottovalutare semmai delle cose e far scoprire il fianco ai colleghi in ospedale. Infatti la vera emergenza è che non siamo attrezzati per l'emergenza. Certe politiche di chiusura dei posti letto, compagnia bella, che hanno caratterizzato gli ultimi 30 anni, purtroppo adesso manifesta tutte le sue criticità. E poi c'è un allarme che riguarda la guardia medica. Ci hanno chiesto a noi di sollecitare i pazienti a non andare per duplicare terapie di ricette croniche, terapie croniche, insomma di non andare per le sciocchezze.
servitevi del vostro medico di base, la guardia medica riservatela veramente per le urgenze, non per duplicare il certificato, perché in maniera, perdonami, tonta non ti sei accorta che hai finito la scatola di medicina che prendi da 10 anni. Bisogna anche responsabilizzarsi un attimino. Oggi l'Associazione dei Centri Sociali per Anziani della provincia di Rimini ha ufficializzato la linea di chiudere le attività in queste giornate e anche l'assessore regionale, oggi commissario per il coronavirus, Sergio Venturi, nella sua conferenza del pomeriggio ha citato il caso di 16 anziani che sono risultati positivi nel bolognese e che frequentavano tutti la stessa bocciofila. E da Venturi è arrivato appunto l'invito a una particolare cautela in questo momento per gli over 65. Raccomando fortemente agli anziani ancora, quelli che sono vivaci, di soprassedere per il momento, per alcune settimane, ai momenti di socialità. Noi stiamo valutando con attenzione anche palestre, piscine e anche corsi di ballo, per il semplice motivo che sono luoghi in cui spesso i cittadini ci dicono: ma perché chiudete le scuole e invece si può andare tranquillamente in piscina, posso andare in piscina a fare il corso di nuoto con mio figlio. Ci sono piscine con palestre, con centinaia di persone che vi si recano tutti i giorni. Stiamo valutando insieme al governo provvedimenti più restrittivi rispetto a questa tipologia di attività. Questo è quindi il tema che riguarda l'attenzione particolare ai centri in cui si concentrano ancora molte persone e per i quali ovviamente si possono prendere provvedimenti dissuasivi. Siamo in una situazione in cui, come ho detto ieri sera, non ci possiamo permettere che 16 persone si infettino andando a giocare a bocce, perché se fossero tra le 300 e 66 che si curano a casa, vabbè, uno lo fa per, va a giocare, poi si cura a casa sua, ma siccome abbiamo un qualcosa di prezioso che sono i letti di terapia intensiva, sono la cosa più preziosa che abbiamo, ecco, in una fase come questa lasciamoli a chi si ammala perché inconsapevolmente ha un contatto con una persona che non sapeva che era portatore del virus. Pregare ai tempi del coronavirus lo si può fare nelle chiese comunque aperte, ma anche con le messe in TV e in streaming. A integrazione della comunicazione dei Vescovi dell'Emilia Romagna, il Vicario Generale della Diocesi di Rimini, Don Maurizio Fabbri, aggiunge alcune indicazioni e suggerimenti pastorali per custodire il senso di Chiesa diocesana e il legame col Vescovo Francesco. Alcune celebrazioni si potranno anche seguire sul nostro canale. I credenti sono chiamati ad osservare tutte le precauzioni per evitare il contagio del coronavirus, ma anche ad esorcizzare la paura, lo sgomento e lo smarrimento attraverso la preghiera. La non celebrazione dell'Eucaristia, festivo feriale, può diventare infatti una preziosa occasione per educare le persone alla preghiera anche in altre forme. Fermo restando lo stop alle sante messe feriali nelle chiese parrocchiali, nelle rettorie e santuari della diocesi, sarà possibile invece la celebrazione a porte chiuse nelle cappelle di case religiose solo per i membri della comunità religiosa che vi risiede. La diocesi invita a lasciare le chiese aperte per la preghiera personale dei singoli fedeli, offrendo tempi di adorazione eucaristica con esposizione dell'Eucaristia, mettendo a disposizione letture della liturgia feriale e domenicale. Il messaggio settimanale del Vescovo Francesco, Quarantena Quaresimale, che esce ogni giovedì su Settimanale Il Ponte e newsrimini.it, e la lettera pasquale, dal titolo «Ma non finisce qua». Per i sacerdoti, la possibilità di confessarsi o di un dialogo spirituale. Domenica 8 marzo alle 11 si può seguire la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo Francesco tramite collegamento con Icaro TV, Canale 91, Radio Icaro e in streaming. E dal 13 marzo alle 20:30 ogni venerdì di Quaresima è possibile unirsi alla celebrazione del Rosario presso il Santuario di Santa Chiara, sempre tramite collegamento con Icaro TV. È un modo per coinvolgere nella preghiera anche la propria famiglia, affidando a Maria i malati, gli operatori sanitari, le famiglie che hanno avuto un lutto a causa del virus.
L'invito ai sacerdoti è anche quello a celebrare la Santa Messa quotidiana in forma privata, possibilmente insieme ad altri confratelli, affidando al Signore le proprie comunità e il nostro paese. Infine, visto l'alto rischio di infezioni che colpisce specialmente persone anziane e malate, si suggerisce ai sacerdoti di attendere la chiamata dei familiari o della persona stessa per la visita e la comunione ai malati.